Buongiorno. Leggiamo questa mattina tre versetti biblici. Il primo in Tito, capitolo 2, versetto 11, e dice: «La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata». E ancora Luca, capitolo 2, versetto 11: «Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore». Ed infine Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 43: «Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome». Discriminazioni. In tutte le regioni del mondo esistono purtroppo delle discriminazioni e i danni che esse producono sono davanti agli occhi di tutti. Il fatto di rendere evidenti le differenze fra simili con diversi pretesti è purtroppo universale. Dio non agisce così verso gli uomini, Lui non fa favoritismi. Atti capitolo 10 versetto 34. E afferma che non vi è nessuna differenza perché tutti hanno peccato. Romani capitolo 3 versetto 23. Dio conosce bene la condizione di ognuno e offre la sua grazia a tutti. La fede e la salvezza non sono riservate a un'elite. Infatti, leggendo le narrazioni dei Vangeli, troviamo che il Signore Gesù si rivolge a tutti, senza disprezzare né respingere nessuno. Si rivolge a un mendicante cieco che recupererà la vista, Giovanni capitolo 9. A un capo dei giudei, al quale insegnerà che per entrare nel regno dei cieli bisogna nascere di nuovo, Giovanni capitolo 3. A una madre affranta dal dolore per la morte dell'unico figlio che lui risusciterà, Luca capitolo 7. A un esattore di imposte che si pentirà di aver derubato tante persone, Luca capitolo 19. A una donna adultera alla quale dirà di non peccare più, Giovanni capitolo 8. A un ufficiale romano di cui guarirà il servo, Matteo capitolo 8. A dei pescatori affaticati che chiamerà a seguirlo, Matteo 4, a un condannato a morte crocifisso accanto a lui, al quale prometterà il paradiso, Luca capitolo 23. Tutti questi e moltissimi altri hanno beneficiato del perdono di Dio, hanno creduto che Gesù era il Figlio di Dio e hanno ricevuto la vita eterna nel suo nome. Gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, acquistati a Dio col suo sangue. Apocalisse capitolo 5, versetto 9. Che il Signore ci benedica.